qui sul palco. Dado, eccolo qua. Dado, in realtà voi dovete sapere, eravamo insieme alle medie. Eravamo insieme alle medie in classe e andavamo a fare atletica insieme. Si parlava di politica, si facevano battute e poi alla fine è finita così, è finita che io ho iniziato a fare lotta politica con i radicali e invece Dado fa il comico che va in televisione. Dado! Ciao! Ci diciamo due cose in più. Lui era alto così pure alle medie e faceva salto in lungo, salto in alto e salto della guaglia pure, non so, fatto. Vabbè, io non so esattamente che devo fare, perché dice guarda, ci saranno due persone, c'è poca gente, non è. Invece siete una cifra, io non so di che cosa. Si sente bene, c'è abbastanza volume, non dà fastidio. Io mi preoccupavo di questo. Si sente più il microfono mio o più il microfono di Staterini, perché se si sente più il suo mi dà un po' fastidio più il mio o più quello di Staterini? Prova. Quello di Staterini, te pareva, ha organizzato lui, si è fatto alzare il volume, va bene, mo vediamo. Allora, io grazie caro, io mi chiamo Dado come nome d'arte, ma in realtà il nome vero è Gabriele, ho una compagna di fatto, non siamo ancora sposati, non ne sentiamo così tutta sta necessità, perché abbiamo tre figli di fatto, avere tre figli, poi averli di fatto è una cosa in più, quindi c'è un valore aggiunto. La grande si chiama Martina, c'ha 15 anni, la media Alice è venuta qui e poi c'è Lucas che è il più piccolo, e sono i tre figli di fatto. Devo dire che avere dei figli a distanza di età c'è un comportamento diverso da parte dei genitori, non so se ci avete fatto caso, però a me è capitato che col primo figlio se cadeva il ciuccio per terra, è caduto il ciuccio, striminziamo il palazzo! Se casca il ciuccio al secondo lo prendi, lo ciucci te, glielo metti in bocca, se casca il ciuccio al terzo lo acciacchi, così si fa l'anticorpi e glielo metti. Se, oppure non so, tipo se c'è il singhiozzo durante la notte, ti svegli e dici oddio che c'ha, chiamiamo il medico che ha curato il figlio del papa, dici perché è il primo, se c'è il singhiozzo al secondo lo alzi le pacche dietro la schiena, se c'è il singhiozzo al terzo alzi il volume del televisore, questa è una cosa che fanno tutti purtroppo. Oppure se c'ha la febbre il primo, ti svegli, leggi tutte le istruzioni delle medicine e poi gli metti la supposta. Se c'ha la febbre il secondo, sei mezzo addormentato, leggi mezze istruzioni, gli metti mezza supposta. Se c'ha la febbre il terzo, manco ti svegli, leggi la supposta, gli infili le istruzioni. È una cosa, c'è un atteggiamento diverso. Se deve fare la cacca il primo, la cacca il figlio mio, lo cambio io e assaggio pure, perché è mio, è la prima cacca, si sa, non è cacca, è meconio, perché è una sostanza che si trova all'interno della placenta che il bambino deglutisce, quindi non è cacca, è meconio, ha la consistenza dell'ostrica, il sapore di nocciola, i padri lo sanno perché assaggiano. Se fa la cacca il secondo, ha fatto la cacca, beato lui. Dice, ma non lo cambi? No, c'è una ciglia negli occhi, ma devi fare l'assaggio, no? Sono tollerante alle ostriche. Se fa la cacca il terzo ha fatto la cacca, non ha fatta tutta. Lasciala ancora un paio di settimane fino a che non si riempie, e sti bambini con queste salopettine di merda che girano per casa, dice ma è pieno, ma è meglio che si abitua adesso a starci in mezzo fino a qui piuttosto che a 50 anni esodato dalla Fornero. Molto meglio, guarda, te lo dico. Io ne ho fatti tre di figli perché i figli sono la cosa più bella del mondo. Certo, ingenuamente ho pensato ne faccio tre così ci avrò tre cose più belle del mondo. Poi che ne sapevo che sarebbe arrivata la crisi, lo spread, la Merkel, tutte queste cose, se me lo dicevano prima, invece di farne tre ne prendevo uno in leasing da riscattare dopo qualche anno, così vedi come va, che se mai lo tieni oppure lo dai indietro, a parte gli scherzi, però immagina i vantaggi di un figlio in leasing. Cioè, ti citofono, guardi, suo figlio ha tirato un vaso dal balcone, è cascato in testa una persona, vuole denunciare, no, quello non è mio figlio, quello è il leasing,
Ah, mi scusi, ti chiamano, ah guardi, suo figlio ha dato fuoco all'asilo, la maestra bruciata, può far causa, ma quello non è mio figlio, quello è il leasing. Guardi, suo figlio ha toccato il culo la babysitter, ah ma quello non è mio figlio, quello ero io, la babysitter, 2000 euro al mese, ogni tanto gli tocco il culo, permetti, pure i contributi. Ecco, e poi pensa, ma pensa andarlo a ritirare il leasing, quando lo prendi dici come lo vuole? Dici guardi, lo può prendere come vuole lei, ce l'abbiamo utilitario che lo parcheggia dai nonni, gli fa il cambio d'olio da McDonald's, il cambio gomme da mesticare, oppure il modello sportivo col berrettino, oppure il modello extra lusso. Com'è il modello extra lusso? Modello extra lusso è già cagato di serie, non lo deve cambiare, laureato e col posto fisso, lo prendo, dice ma questo non è disponibile subito, bisogna aspettare almeno 15 anni. Ma uno in pronta consegna ce l'avete? Sì, ce l'abbiamo, però glielo dico subito, è disoccupato fino a 40 anni e caga 3 volte al giorno, che fa? Lo prende? Dice sì, ma com'è fatto? È fatto così, è biondo con gli occhi azzurri, con i boccoli, ma cammina pure sull'acqua? No, quello è un vecchio modello di 2000 anni fa, poi ha dato un sacco di problemi, ancora ne parlano, si sono lamentati tutti, quindi non lo fanno più. Cioè, se vuole le diamo questo con la Tata in omaggio. La Tata in omaggio, bella, che Tata è? Una Tata ucraina. Dice peccato perché a me mi piaceva la Tata Ciociara. Dice no, la Tata Ciociara costa un sacco di soldi, la Tata ucraina gliela diamo in omaggio. Scusi, perché la Tata Ciociara costa un sacco di soldi e la Tata ucraina me la date in omaggio? Perché la Tata Ciociara prende il bambino e dice signor, lu bambino ha fatto la pipissanda, la cacca benedetta, mentre invece la Tata ucraina prende il bambino e fa signor bambino puzzo di merda, io torno a fare mignotta. Ecco, questa è la differenza tra le varie tate, no? che si alternano una con l'altra. Devo dire che anche fare figli non è una cosa straordinaria, però io ci avrei anche i figli, lo sapete che i figli sono i più grandi economisti al mondo? Mio figlio di 6 anni è andato a casa della nonna materna di mia suocera, ha perso il dentino e sotto il bicchiere il giorno dopo, a secondo delle scuole di pensiero, sai che c'è quella che dice c'è la fata, c'è il topino, quella che c'è il topino vestito da fata, la fata vestita da topa, non lo so, sotto il giorno dopo ha trovato una banconota di 5 euro. Ha voluto il caso che perdesse il secondo dentino a casa di nonno paterno di mio padre. Sotto il bicchiere ci ha trovato 20 centesimi. Mio figlio ha fatto un ragionamento da economista, ha detto qual è il nonno che mi rende di più? E il nonno materno ha rimesso il dente in bocca e l'è andata a sputare a casa del nonno materno. E perché ha capito come funziona, un po' come fa l'Europa con noi, cioè spingono gli stati alla deriva, poi quando i titoli di Stato valgono 9, 10 di punti di interesse oltre il tasso di usura, allora ci danno gli aiuti, se comprano i titoli di Stato, e noi siamo costretti a ripagare gli interessi per i prossimi 30 anni. Fanno la stessa cosa con e questa cosa l'ha capita mio figlio, figuriamoci se non si può capire uno che paga le tasse. Io ho la soluzione alla crisi. Voi direte vabbè, ma tu sei un comico, però se mi ascoltate un attimo e ci pensate bene un secondo, la diciamo qua e poi invadiamo il Vaticano. Invadiamo il Vaticano. Io mi sono informato. Perché qualcuno potrebbe dire vabbè, il comico che fa le battute sul Vaticano, dice allora dice ma tu non sei il solito comico ateo comunista, dice no, io sono credo in Dio, i miei figli sono battezzati, io sono battezzato, ma se credo in Dio nessuno mi deve obbligare a credere pure in uno Stato. Lo Stato pontificio è come se uno ti obbliga a credere pure nella Francia. Ma perché devo credere nei francesi con la baguette che puzza la cella
zozza, oppure nei tedeschi, zozzi hanno la moquette in bagno, pisci fuori dalla tazza, devi cambiare la moquette, manco la cambiano quelli perché speculano pure sulla moquette, non è... E quindi dice, ho capito, ma allora come fai? Come fai? Quelli che, guarda, basterebbe fino alla terza fila. Andiamo lì, sono 994 abitanti recensiti nel 2011. Manco dobbiamo fare la guerra perché c'hanno due guardie in pigiama. Li prendiamo a cuscinate e gli fanno un culo così. Entriamo dentro, riprendiamo tutti i soldi dello IOR, scopriamo che fine ha fatto Manuela Orlandi e riprendiamo i soldi della banda della Magliana, delle estorsioni, della mafia, della Camorra, di Calvi, di Simona, di Marcinkus, condannato e mai processato per il lodo pontificio. È uno Stato che stampa moneta, stampa francobolli. Entriamo, ce ne riappropriamo e campiamo le rendite nei prossimi 30 anni. Ah! Così! E la Merkel la finisce e le fa la figa! Ah! Dovremmo fare! Guarda! Ah, pensa che bello! Io mo provo a cantare una canzone dicendo, ma noi non ci abbiamo il tempo di invadere uno Stato perché facciamo altro di mestiere. Io per esempio adesso volevo cantare una canzone, tutto quello che ho detto sto microfono non l'ho sentito perché non c'è un po' manco nel ritorno delle spie. Proviamo a vedere se vi fa piacere, canto questa. Vediamo, aspetta che il plettro l'ho messo nel portafoglio, uscite un attimo, rientriamo mentre cambio il plettro. Allora, questa è una canzone che io ho scritto a pagamento, siccome faccio il comico ma sono libero professionista, mi ha chiamato Berlusconi, mi ha detto mi scrivi un inno e io gliel'ho scritto, mi pagava. Siamo l'Italia che sta fallendo, come la Grecia ci stanno declassando, ma che vuoi me ne freghi a me, fino a quando la gnocca c'è. Siamo l'Italia di Tarantini che riempie di gnocca i nostri festini, quindi non ce l'aver con me, se sei cozzante fa vedere. Angela Merkel è una culona, lo pensano tutti fino a Barcellona, quindi non che vuole lei da me, se la gnocca non sa cos'è. Siamo l'Italia dentro l'Europa, un po' come il topo sta dentro la topa, quindi non ce l'aver con me, forza gnocca, forza bidè, forza la gnocca, fica o patonza, oppure Bernarda se vivi in Brianza, anche zoccolo di cammello, tanto il senso è sempre quello. Mia figlia un giorno mi ha detto, papà, da grande voglio aprire un negozio. Va bene, è un bel impegno, che negozio vuoi aprire? Voglio aprire il negozio di Equitalia. Poi ho capito, un giorno l'ho portata con me a pagare una multa, ha visto una fila e ha detto, questo è un negozio che va bene, io da grande voglio aprire un negozio che va di moda come questo. Poi in realtà c'era una fila talmente, sembrava un concerto rock, c'erano pure i paninari che vendevano i panini intitolati, il panino Mario e Monti, già tagliato. Poi c'era il medaglione della Fornero con le cipolle per piagge, poi c'era lo stand delle magliette, c'era la maglietta ho scritto accertami, l'altra maglietta ho scritto pignora, mi sto e la freccia in giù, poi c'era la maglietta con la faccia di Che Guevara, hasta la sanatoria sempre, poi c'era lo stand religioso con le lacrime della Fornero in boccetta, è tipo l'acqua di Lourdes, sì, praticamente riacquisti la vista ma perdi la pensione, lo sapete? E poi l'Equitalia si è così montata la testa che ha riscritto la storia
ha riscritto la storia dell'umanità dal punto di vista di Equitalia. Secondo Equitalia andò così: il più grande evasore al mondo è Dio, perché lui ha creato il cielo e la terra, ha lasciato il sole e le stelle accese 24 ore su 24 e poi è sparito. Nessuno paga la bolletta, arrivano delle rimandate al mittente. Tant'è vero che quando ha mandato suo figlio, lui non si è presentato, ha preso un prestanome, falegname nulla tunente Giuseppe, gli ha detto: mo te ne occupi te. E qui Betlemme si è presentata alla capanna, ha detto: l'IMU l'avete pagata? Giuseppe ha detto: ma che è l'IMU? Ma tutta sta roba non corrisponde al dichiarato. È vero, ma questi sono regali, guardi, dicono tutti così. C'è Mastoro, l'incenso e la mirra. Giuseppe era in gamba perché si era fatto fare la fotocopia del documento dei Re Magi con la dichiarazione giurata: io Baldassarre primo ricevo senza nulla pretendere oro, incenso e del regalo al bambino. Però non era verosimile, perché tre extracomunitari che ti regalano l'oro, l'incenso e la mirra a un bambino non... E la cartella esattoriale gli è arrivata lo stesso. Gli è arrivata sta cartella, Giuseppe quando ha visto la cartella ha detto: e la Madonna! Maria ha detto: che mi ha chiamato? No, non ce l'avevo con te, ce l'avevo con la cartella, guarda che c'è da pagare. Maria ha visto la cartella, ha detto: e me medesima addolorata mai sfiorata e assunta in nero, ma qui se non pagamo se devo mettere le ganasce al bue e l'asinello, come si fa qua? Ci vorrebbe un miracolo, Gesù pensaci tu. E da lì sono iniziati i primi miracoli di Gesù bambino, Gesù adolescente che bucava le gomme del postino, azzoppava il funzionario che era di Equitalia con la pettorina, deviava il percorso dei piccioni viaggiatori che portavano le multe, e l'hanno tenuto d'occhio per 33 anni, tant'è vero che sembra che verso al 30° e 33° anno gli è arrivata una soffiata di Giuda, si sono presentati, ha detto: buonasera, siamo di Equinazaret. E dice: beh, che volete, ma lei è Gesù di Nazaret? Sì, allora guardi, noi abbiamo fatto finta di niente sulle nozze di Cana, tutta l'acqua e il vino, nessuno che ha fatto l'iscrizione alla Camera di Commercio e il catering, chi l'ha fatta e vabbè. E poi abbiamo fatto finta di niente sui pani e i pesci, la bolla d'accompagnamento non si è mai trovata e vabbè, ma lo scontrino è l'ultima cena, ma ce la vuoi da? Che poi tutte vogliamo parlare della barca, quale barca? Quella trasparente, lei ci cammina sopra, fa avanti e indietro, poi non sa manco quanto è lunga perché è trasparente. Ma quello so io. Ma allora amici tu a farsi invalidi? Ma quali? Ha cominciato a Lazzaro fino all'ultimo che ci vede, poi ci vede e quello sta in piedi e poi sta se che si fa così? Allora, Gesù ha detto: ma come chi è senza peccato scagli la presente. Innanzitutto lui sul monte non c'è andato con la croce, c'è andato col 7:40 secondo Equitalia. I ladroni non c'erano perché avevano patteggiato e sono tornati a fare i tesorieri dei partiti, e c'era Ponzio Pilato che firmava le copertine del suo best seller, che era un libro su Mani Pulite che scrisse tanti anni fa. E quindi io volevo dedicare questa canzone a Equitalia con tanto affetto e tanto amore. Equitalia m'ha pignorato tutto, la macchina, la bici e un etto di prosciutto. Equitalia non cambia il suo programma, sono entrati dentro casa e m'hanno pignorato mamma. Equitalia peggio degli aguzzini, m'han pignorato il cane con tutti i croccantini. Equitalia fa indagini mirate, m'ha pignorato casa lasciandomi le rate. Equitalia m'ha pignorato un dito, ma che soddisfazione quando gliel'ho spedito. Equitalia m'ha pignorato il naso, non sento più la puzza di mafia nello Stato. Anche il collo e la gola pignorata, assomiglio un po' a Andreotti, la puzza è ritornata. Equitalia, ci ho fatto caso anch'io, di rado chiude un occhio, m'ha pignorato il mio. Equitalia, con me non si ravvede, m'han detto adesso basta, ti pignoriamo un piede. Equitalia non fa di certo sconti, voleva pure il muro, ma l'ho già dato a Monti, l'ho già dato a Monti, l'ho già dato a Monti.
quando sono pronti. Questa è una canzone dedicata al mio professore. E fa così. Vecchio professore del liceo, l'ho incontrato l'altro ieri alla stazione. Di colpo mi sono tornate in mente le autogestioni, le occupazioni e quante volte abbiamo avuto discussioni sulla politica, sul governo e sullo Stato, e quante volte lei mi ha rimandato. E se penso a quel che sono, se ripenso a quel che ero, la mia vendetta è questa. Lei è andato in pensione con la Fornero, con la Fornero, con la Fornero, 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 la Fornero. Vabbè, era un giochino. Grazie. Ancora, ancora mi dicono, ancora. Ancora. Se vi va andiamo in Vade. Ci mettiamo in fila quelli più grossi davanti. No, beh. Ci sono delle canzoni che io ho fatto, ma vediamo un po', c'è. Allora, vi racconto sta cosa, dammi il microfonino. Oh, vedi, così si sente questo. Avete visto questa? Questa è una riflessione che ho pensato da romano. Non so se ci avete fatto caso, quest'estate si parlava tantissimo dell'atterraggio sulla Luna, no? Perché è morto, no, il Neil Armstrong, il pippone su sta Luna che ti ha... Io mi sono sempre immaginato, ma pensa se l'atterraggio lunare invece di un equipaggio statunitense fosse stato fatto da un equipaggio italiano, più che italiano proprio romano. Poi immagini, invece che Apollo 11 avremmo avuto la Bacchio 21, che invece di Neil Armstrong, Nicola Mastrangelo, tutti dentro le comunicazioni, invece del countdown, quello 3, 4, 3, 2, 1, 0, go! Invece del countdown avremmo avuto il conto alla rovescia, meno 4, meno 3, meno 2, meno... aspetta, che è? C'è Nicola che deve vomitare. E poi le comunicazioni tra base, no, e terra e navicella. Siete arrivati? Ma che siamo arrivati? Stiamo ancora sull'accordo, dobbiamo prendere la pontina, dobbiamo uscire. Ti chiamiamo noi, i romani, ti chiamiamo noi. Allora, oppure tipo, perché il romano quando va in viaggio può stare da solo senza interruzioni, vuole cantare, canta le osterie, che nello spazio diventano le galassie. Galassia numero 1000, paraponzi ponzi, il mio razzo fa scintille, fa scintille sull'emisfero, figuramosi al buco nero, dammela a me, marziana, dammela a me, marziana. Immagina questo equipaggio, no? Che poi gioca una scopetta sulle... Gli statunitensi hanno le pillole, la pillola blu e la pillola rossa, proteine e vitamine. I romani hanno le pillole gialla e rossa, carbonara e matriciana, poi c'hanno la pillola verde, carciofa, giudia, poi c'hanno la pillola blu, ma quella è contro la forza di gravità, ma l'hanno lasciata a casa per altro motivo. E poi giocano a scopetta, la Luna gli passa di lato, dice oddio, l'abbiamo superata, fai dai una botta e frena a mano, torna bandiero, siete arrivati, dì che stiamo a parcheggiare. Cerchi, dice, parcheggia là, no, c'è un crepaggio, parcheggia là, no, c'è una buca, no, parcheggia là, no, c'è un cratere, parcheggia là, oh, ma chi è il sindaco della Luna? Alemanno, guarda come la tiene. Ah, è piena e guarda, alla fine trovano un posticino dove andare a mettere l'atterraggio, atterrano, dice Houston, abbiamo un problema, se siamo dimenticati la scaletta a Roma, siamo dimenticati. E la cosa più bella del romano, quando scende, si toglie il casco, se lo mette sul braccio perché sennò gli si schiacciano i capelli, e un'altra cosa importante è quando il romano pianta la bandierina,
3 antiorario e 3 in senso orario per essere sicuro. E poi la cosa straordinaria sono le prime parole del romano sulla luna. Un grande passo per l'umanità, ma un bucio de culo per arrivare. Grazie. Grazie. Riprendo la chitarra. Grazie, con permesso. Ah, vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone e penso a Lici, la chiesa e l'esenzione. Io pago le tasse a Roma, che voto fame, che voto fame.